Mamma mia, partitaccia. Ma ti posso dire una cosa? Preferisco perdere che pareggiare o vincere con un gol irregolare, eh? Quindi paradossalmente meglio così, perché almeno evitiamo polemiche, comunque sconfitta meritata. Anche perché... Vabbè, non mi stai ascoltando, dai, parte con Rosario, Pioli out. Pioli out, De Ketteler out, Origi out, Leao out, Teo Hernandez out. Mo pure Leao e Teo Hernandez out, eh. Senti, io capisco il pessimismo, ma per favore proviamo un attimo a ragionare insieme, eh. Anche se io mi sento nervoso, deluso. Oh, stasera è proprio una serata degna di Halloween. Altro che dolcetto scherzetto, è stato un horror allo stato puro. Lo so, brutta prestazione. Poi, se nel giro di 5 minuti hai due occasioni clamorose con Leao e non segni... Ma tu non hai capito ancora che Leao vuole andare via? Ormai si è capito. È il gol che ha sbagliato stasera. Ne sono la dimostrazione. Vuole essere ceduto. Ok, anche se io non credo che sbagliare il gol davanti al portiere sia un buon biglietto da visita che invogli il tuo futuro acquirente. Poi fai tu. Vendiamolo, ascoltami. Accettiamo anche 35 milioni, così almeno ci ripaghiamo quell'altro bidone di De Ketelare. Che tu due giorni fa dicevi di aspettare, di avere pazienza, ma vabbè, non è che da te mi aspetto coerenza, non sia mai. Ma poi scusami, ma tu da un ragazzo psicologicamente già debole, cosa ti aspettavi stasera? Vendiamoli, stasera stessa. Leao, De Ketelare, Pomega, Messias, Dest, Origi, Gabbia. Vendiamoli tutti stasera. Ah, stasera. Bravo, facciamo, ci mettiamo con la bancarella fuori dallo stadio e facciamo il fuori tutto. Anzi, ma vendiamoli online, no? Facciamo 50 milioni per tutto il pacchetto, ok? Non c'è nulla da scherzare. Ormai non c'è più speranza. Il campionato è finito. Il Napoli ormai quasi matematicamente campione d'Italia. Con 26 giornate d'anticipo. Altro che record, proprio. E mercoledì usciremo anche dalla Champions. E va bene, pazienza. Ce ne andremo in Europa League. No, non andremo neanche in Europa League. Se perdiamo contro il Salisburgo, siamo sicuramente in Europa League. Non ci andremo, non illude. È una cosa matematica! Cioè, questa sì che è matematica. Se pareggiamo o battiamo il Salisburgo, siamo agli ottavi. Se perdiamo, siamo in Europa League. Non c'è niente su cui ragionare. Tra l'altro, avendo vinto entrambi gli scontri diretti con la Dinamo... Se... Ma poi di che minchia stiamo parlando? Allora, ti dirò che se avessi la certezza di passare il turno di Champions, perderei altre 100 volte contro il Torino. Quindi testa a mercoledì. Ma perché continui a mentire a te stesso? Ci siamo indeboliti, non giochiamo più bene come un tempo, prendiamo una media di 2 gol a partita e i nuovi arrivati sono utili come un pettine per Crozza. Che sia chiaro, una volta per tutte, tu hai il diritto di pensarla così, di criticare tutti e di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Puoi farlo, ci mancherebbe, ma quello che mi manda al manicomio e che a te basta che il Milan mercoledì passi il turno per farti cambiare completamente idea. Ma non succederà. Guarda, se per disgrazia mercoledì il Milan dovesse passare il turno, io non ti voglio vedere sul carro. Non ci sarà nessun carro su cui salire. Guarda, ce l'avrei io un carro su cui farti salire. Uno di quelli che fa viaggi di sola andata. Senti, fai una cosa. Prendi tutta la formazione e mettili tutti out che fai prima, ok? Stalmach out, Alesi out, Bartesaghi out. E chi è sta gente? Beh, comincia dalla primavera, mi sembra giusto. Così no? Non saltiamo nessuno, Bozzolan, bravo. Out.